trovati, sono le 12.32 minuti in questo istante di oggi venerdì 2 agosto. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Good Morning Milano. Quest'oggi diamo il benvenuto e il ben ritrovato a una nostra ospite, a Odile Robotti. Buongiorno Odile. Buongiorno. Presidente di Milano Altruista, grazie mille di essere qui con noi oggi. Perché oggi viene a presentarci un progetto particolare che Milano Altruista ha messo in piedi, ma prima di tutto Odile, ricordaci bene che cos'è Milano Altruista e come funziona. Certo, allora Milano Altruista è nata nel 2010 da un'intuizione, e cioè che le persone milanesi fossero in realtà piene di generosità, piene di voglia di fare, ma un po' frettolose, e quindi noi abbiamo pensato non doveva essere troppo complicato trovare delle opportunità per fare del bene, e allora abbiamo creato questa piattaforma che è su web, è un sito www.milanoaltruista.org, e sul nostro sito sono listate centinaia e centinaia di opportunità di fare volontariato, sono cercabili con un motore di ricerca, per esempio uno può dire martedì prossimo sono in ferie, voglio fare qualcosa per gli altri, ma non genericamente per i bambini, quindi inserisce anche non solo la data ma i beneficiari, poi potrebbe scegliere la zona, per esempio per non attraversare la città con questo caldo bestiale, e così via. E quindi in effetti noi abbiamo visto che questo incoraggia molto le persone a provare il volontariato. Poi il volontariato è come la droga, nel senso che dà assuefazione, però una assuefazione in questo caso ovviamente positiva, e quindi le persone che provano in genere tendono poi a voler ritornare, naturalmente ognuno con i propri ritmi. Tra associazioni e persone volenterose di volontariato, diciamo, quanto movimento c'è su Milano Altruista? Guarda, noi movimentiamo 1000-1500 volontari al giorno, scusate, all'anno, solo con il sito. Dopodiché noi aiutiamo anche scuole, club, aziende a fare la loro giornata del volontariato, quindi poi quelli si aggiungono, ma quelli sono gestiti extra sito. Ma il sito ne movimenta da 1000-1500 l'anno. Insomma, visto che comunque siete esperti appunto in trovare il volontario giusto per la giusta causa, verrebbe da dire, avete capito che c'era una fascia che era un attimino interessante da andare a scoprire di più, e l'avete fatto con il progetto Kauma Tua. Allora, prima cosa mi sa che devo spiegare il nome, perché allora Kauma Tua è il nome con cui nelle tribù Maori vengono designati gli anziani. Allora, perché noi abbiamo scelto Kauma Tua? Perché in quella cultura gli anziani sono tenuti in grandissimo riguardo, si ritiene che abbiano da tramandare esperienza, forza spirituale, quindi sono veramente tenuti in grande riguardo dalla comunità. Allo stesso tempo loro si sentono di dover restituire alle giovani generazioni quello che sanno, e quindi per noi è un po' l'esemplificazione di come dovrebbe essere il rapporto intergenerazionale, collaborativo, sinergico e di grande rispetto reciproco. E allora abbiamo scelto questo nome, che ci si mette un po' a impararlo, ma poi noi speriamo che una volta imparato non esca più dalla testa. Insomma, entri diventi un... insomma, una volta stavo a dire alcuna matata, invece ormai grazie al film poi diventa tutto facile. Quindi Kauma Tua, vedi, lo leggi due volte e poi ti entra nella testa. Ma cosa appunto poi, abbiamo capito quindi, nello specifico cosa va a, chi e cosa va a mettere in contatto? Allora, è parzialmente simile a Milano Altruista, nel senso che noi siamo una piattaforma con tantissime opportunità di volontariato, ma destinate a persone over 55, che noi chiamiamo adulti maturi, e soprattutto sono destinati questi progetti di volontariato, e poi spiegherò anche altre cose, alle giovani generazioni. Quindi noi mettiamo in contatto gli adulti maturi, che noi chiamiamo i nostri Kauma Tua, con le giovani generazioni, che possono essere bambini, adolescenti, giovani adulti, per esigenze diverse che dopo spiegherò. Ecco, che tipo di volontariato avete visto individuato apposta per questa generazione di adulti maturi, come ti chiamate? Certo, ma possono fare talmente tante di quelle cose, ci sono molte possibilità. Allora, il classico, che più classico non si può, sono naturalmente le ripetizioni scolastiche, uno a uno, a gruppi, ma sono fondamentali. Beh, chiunque abbia avuto dei figli sa quanto possa essere importante la presenza di un adulto, e come spesso
quella del genitore risulti molto urticante, mentre con un estraneo si stabilisce un rapporto diverso, senza contare che molti genitori questo affiancamento ai loro figli poi non lo possono fare, pensate immigrati di prima generazione, magari che non conoscono la lingua, quindi diciamo questo è un sempreverde che va bene e che di solito siccome a una certa età diventiamo anche un po' più pazienti ci funziona abbastanza bene. Poi ci sono, per fare un esempio completamente diverso, gli accompagnamenti di bambini che sono in terapie presso gli ospedali e che devono essere accompagnati a fare la terapia e riportati indietro. Se i genitori lavorano, spesso i genitori non lo possono fare e naturalmente questa è una funzione non da taxi, perché potete immaginare portare un bambino a fare una terapia in ospedale e riportarlo indietro, quel tragitto lì andando e tornando è un tragitto particolare, quindi questa per esempio un'altra cosa, questa un po' più impegnativa sul piano emotivo. Ma poi uscendo dal tema volontariato, per esempio noi mettiamo in contatto degli adulti maturi che hanno un certo tipo di esperienza, per esempio lavoravano nel marketing, uh-huh, nell'informatica, nella finanza, nell'amministrazione, con delle giovani startup che hanno bisogno a livello pro bono, quindi senza che questo venga retribuito, di qualche consulenza. Quindi ho fatto degli esempi un po'. Questa qui è molto interessante, perché è una situazione tipo di mentore, cioè diventa mentore di alcuni. Assolutamente, no? È una situazione di mentore, perché noi crediamo. Che è una cosa ancora poco diffusa in Italia. Sentiamo sì, spesso parlare dei vari sì, telefilm su Netflix che seguiamo, però poi. Quando poi se ne incontra qualcuno si capisce l'importanza, sì, soprattutto, sì, no? Del trasferimento delle informazioni, della conoscenza che può avere appunto. Anche solo la saggezza e la prospettiva che si acquisisce dopo tanti anni di errori, no? Perché poi com'è che si impara? Commettendo gli errori. Allora chi ha la mia età di errori ha avuto l'opportunità di commetterne parecchi e questo ci dà una certa prospettiva nelle cose. Per cui anche al di là della competenza funzionale che può essere richiesta e che magari una startup dice ci manca la persona di finanza, ci manca la persona di marketing o che ne so io di amministrazione, anche semplicemente intorno a un tavolo di giovani, di giovanissimi, avere una persona di un'età diversa, noi crediamo abbia un valore infinito. Naturalmente vale il viceversa. Ma di qui proprio lo scambio generazionale, no? Cioè che importanza ha questo scambio generazionale? È fondamentale. Chi va sul nostro sito, quindi i nostri Kaumatua, sono delle persone che non vogliono fare genericamente del bene, vogliono restituire alle nuove generazioni, quindi è una cosa molto particolare. E i giovani, perché vengono sul nostro sito dei giovani con delle richieste, per esempio dicono la nostra startup ha bisogno di questo, piuttosto che sono un giovane ho bisogno di guida nella scelta degli studi universitari, post universitari. Ecco, chi viene sul nostro sito cerca specificatamente aiuto da un adulto maturo, quindi da una persona più matura. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, è un aspetto che nella nostra cultura non è proprio sviluppatissimo, noi tendiamo a stare in una bolla generazionale per cui ognuno più o meno frequenta persone nell'intorno della propria età, naturalmente fatta salva la famiglia, però la famiglia ha delle dinamiche particolari. Allora, ci sbuffa spesso, infatti, esempio, quando c'è la famiglia. Poi sono rapporti che non abbiamo scelto, infatti. Rapporti con tante implicazioni, con una storia. Tu dici, invece noi tendiamo a stare con chi è della nostra generazione o comunque della nostra salvo bolla. Salvo per appunto. La famiglia tendiamo ad avere amici della nostra età e invece quello che io dico sempre è che bisognerebbe a tutte le età avere amici di tutte le età, perché questo ci arricchisce, no? Come qualsiasi cosa che porti diversità nella nostra vita. Ecco, Kaumatua è un modo per fare questo in maniera abbastanza immediata. Come funziona proprio operativamente? Cioè, bisogna registrarsi? Che cosa bisogna avere? Che capacità bisogna avere per registrarsi? Che tipo di associazioni possono richiedere invece l'intervento? Certo. Allora, anzitutto c'è un sito che si chiama www.kaumatua.org, che sarebbe bellissimo se la regia lo mandasse poi in modo che le persone se lo possano annotare, perché Kaumatua.org
le prime volte non è facilissimo. www.kaumatua.org. Il sito inizia, esordisce dicendo che noi crediamo che la longevità sia un'opportunità, e lo crediamo perché crediamo che questi adulti maturi abbiano ancora molto da dare andando in là negli anni. Cioè, noi non pensiamo che con la pensione le persone siano solo buone a giocare a carte o a giocare a golf o andare a prendere i nipoti a scuola. Noi pensiamo che, oltre a queste cose legittimissime, se uno le vuole le può fare, fantastico, che ci sia anche un ruolo sociale molto importante e proprio legato alla saggezza dell'età. Dopodiché il sito ti chiede chi sei, e la prima scelta è: sono un adulto. Allora, se tu sei un adulto maturo, clicchi, ti viene chiesto di registrarti, e la registrazione dura meno di 2 minuti, chiediamo pochissimi dati, poi diamo l'opportunità a chi vuole di darci dei dati aggiuntivi, che naturalmente, se noi abbiamo, ci permettono di fare abbinamenti migliori, ma se non li abbiamo, pazienza. Una volta che l'utente si è registrato, arriva una mail, insomma, ma la cosa è abbastanza autoesplicativa, e credo per i vostri ascoltatori, da quello che tu mi dicevi, sicuramente sì, non è complicato da fare. A cliccare, trovare tutto quello che vogliono sui social, quindi appunto a quel punto lì uno può iscriversi a un progetto di volontariato. I progetti di volontariato però uno li può vedere anche senza registrarsi sul sito, quindi se magari non siete tanto convinti, prima cliccate su che cosa puoi fare e vedete quali sono le offerte. Se invece uno è entrato come giovane, quindi sono un giovane, a quel punto può fare delle richieste. Perché cosa cerchi un Kaumatua? Perché vuoi dei consigli sulla tua carriera, sui tuoi studi, perché vuoi una persona più saggia nella tua startup, perché cerchi una competenza specifica, eccetera. Un'altra possibilità è di essere entrati come non profit. Allora, le non profit, a seconda di quello che fanno, ci chiedono aiuto. E non pensiate che sono solo cose difficili. Per esempio, una cosa molto molto utile che la maggior parte delle persone sono assolutamente in grado di fare è di fare da babysitter ai bambini mentre le loro mamme nella stanza a fianco fanno magari un corso professionalizzante o un corso di lingua italiana, di cultura italiana, eccetera. Quindi quella è una cosa che chiunque abbia avuto dei figli o dei nipoti o abbia avuto dei bambini intorno è capace di fare, e però risulta molto utile, perché per queste donne fa la differenza tra poter andare a seguire il corso e non poter andare, perché i bambini li hanno. Quando è iniziato il progetto Kaumatua? Quando è che è nato online il sito? Alla fine di novembre 2018. Ok, adesso al momento in realtà è, diciamo, fermo per ferie. A dire la verità, siamo un po' tanto chiusi per ferie come tutti. Anche adesso, credo. Sì, però, vabbè, assolutamente. Però le insomma, offerte, diciamo, ecco, ma giustamente, ecco, però può essere interessante, sì, magari per progettare col vostro rientro dopo le ferie, fra qualche giorno magari partite, però avete intenzione di fare qualcosa di interessante a settembre, è il momento giusto magari di farvi un giro sul sito Kaumatua. Vi registrate già adesso, così poi da settembre, quando arrivano le nuove offerte e tutto, troverete sicuramente come impegnare il vostro tempo. Ho anche tre amici che in questo periodo sono andati in pensione, quindi magari pensateci, avete più tempo ancora. E quindi è Salvino, in questo caso, che stai seguendoci da casa, so che potresti essere uno di loro. Tanti progetti che abbiamo visto su Kaumatua, c'è qualche progetto che ti ha proprio colpito particolarmente, che hai detto: oh, questo era quello che proprio volevo per Kaumatua? Guarda, ce ne sono tanti. Adesso in questo momento, come sempre quando uno fa una domanda diretta, non vorrei poi fare torto. Ma dimmi più di uno, così almeno non facciamo torto a nessuno. Ma allora, a me piacciono molto quelli di sostegno scolastico, e quindi per esempio noi lavoriamo molto con Porto Franco e mandiamo molti volontari a Porto Franco. Dico sostegno scolastico perché trovo che abbia anche una funzione, come posso dire, di aumentare la mobilità sociale, no? Molto spesso i ragazzi più bisognosi di sostegno scolastico magari, insomma, hanno anche delle famiglie che fanno fatica ad aiutarli, e allora, se crediamo un po' nella mobilità sociale, il fatto di aiutare questi ragazzi a passare da un anno all'altro finché riescono a ingranare e poi magari a fare qualche cosa di più nel mondo del lavoro, ecco, secondo me quello ha un valore molto alto.
Quindi ricordiamo il sito internet kaumatua.org. Diciamo appunto per chiunque, nel senso, qualsiasi tipo di aiuto voglio dare, io come le chiamati adulti maturi. Non c'è, quindi non c'è la richiesta di qualsiasi, cioè, specializzazioni o cose. Ma no, addirittura noi diamo la possibilità, tanto per fare un esempio, non so, uno è un artigiano piuttosto che fa l'imbianchino, fa il falegname e vuole, non ha diciamo eredi, non ha trovato apprendisti, i figli hanno desiderato fare altre cose, se volete insegnare il vostro mestiere a qualche giovane magari lo potete trovare su Kaumatua. L'idea è sempre l'interscambio, no? Ed è uno scambio, dico interscambio non a caso perché apparentemente sono le persone adulte mature che aiutano i giovani, ma in questo sodalizio poi tutti ci si aiuta reciprocamente e ovviamente è una soddisfazione, un piacere, una cosa molto rinfrescante anche per gli adulti maturi. Come ti è venuta l'idea iniziale? Cos'è stata quella cosa che hai detto no, bisogna farlo perché c'è qualcosa da... Forse da perché trovare. Mi sto avvicinando anch'io pericolosamente all'età della pensione. No, ma non sto scherzando. E ho pensato, ma perché questo spreco di risorse? No? C'è una persona in pensione, vuoi che non trovi due mezze giornate al mese, due giornate al mese per fare qualche cosa per gli altri? Secondo me si trovano quando uno è in pensione, anche quelli proprio tanto impegnati, che hanno tanti interessi, un piccolo contributo alla società è una cosa, tra l'altro ci sono molti studi che dicono che allunga la vita, no? Che essere l'invecchiamento attivo, fare tante cose, anzitutto pare che effettivamente allunghi la vita, ma quello sarebbe una magra soddisfazione, ma l'allunga bene, nel senso che poi queste persone sentono meno gli acciacchi, stanno complessivamente meglio in salute, il che si spiega facilmente perché tutte le volte che non ci concentriamo troppo su noi stessi stiamo meglio, questa è la verità. Bisogna pensare un po' meno a noi a volte, perché sennò dopo cominciamo a fare brutti pensieri ed è meglio pensare agli altri. Esatto. Allora, ricordaci il sito internet, le coordinate per saperne di più, se c'è qualcosa in più che bisogna appunto sapere per entrare a far parte del progetto Kaumatua. Allora, www.kaumatua.org, è rapidissimo registrarsi, si capisce subito da che parte bisogna andare perché ti chiede chi sei, tra l'altro c'è anche la possibilità di entrare come aziende, quindi se un'azienda vuole fare questo discorso ai propri dipendenti che stanno per andare in pensione, per magari dire guardate questo è il momento in cui potete iniziare a fare qualche cosa, c'è anche la possibilità di entrare come aziende, se voi vi registrate adesso trovate qualche cosa, ma siccome molti sono progetti volontariato e le onlus sono nella stragrande maggioranza chiuse, si va a settembre, però insomma puntatevelo sul calendario. Vi registrate adesso, così almeno poi immagino che poi arriveranno mail, qualcosa, sì, cioè, ci sono, sì, dei reminder, sì. Quindi vi registrate adesso così che a settembre siete pronti per entrare a far parte della grande squadra di Kaumatua e portare appunto magari in un nuovo anno il vostro supporto alle varie attività. Ricordiamo anche poi il progetto Milano Altruista che comunque continua, certo, lo troviamo www.milanoaltruista.org e quello è volontariato per tutti, senza limiti di età, né verso il basso né verso l'alto, quindi in realtà un adulto maturo potrebbe benissimo andare e fino a novembre 2018 andava su Milano Altruista. Sappiamo il maturo, l'adulto più maturo quanti anni ha su Kaumatua? Avete trovato? Ha 80 qualcosa, 81, 82, sì. Si è messo a dare una mano a chi? Si è messo a dare una mano imbiancando, sì, imbiancando le onlus insieme a dei ragazzi. Fantastico. Sì, perché le onlus spesse volte non hanno i soldi per fare l'imbiancatura, no? Imbiancatura, le sedie, i tavoli, esatto. Sono le cose che le onlus cercano sempre. Sì, allora bene. Uno dei nostri volontari più anziani, adesso non ho il database uno dei nostri volontari più anziani fa esattamente questo, quindi porta dei ragazzini, gli insegna come si dipinge, come si mette a posto, è severissimo e adoratissimo. Fantastico.
Odile, io ti ringrazio tantissimo per grazie, essere qui con noi. Grazie, è sempre oggi, un allora, piacere essere con grazie voi. Grazie mille, ci rivediamo sicuramente anche a settembre, perché insomma dobbiamo seguire. Portaci l'asilo pittore di 84 anni qui. Assolutamente almeno, sì. Perché c'hanno un paio di cose da sistemare, che no, scherzo. No, no, se ci date spazio molto volentieri vi portiamo in una Hollus, vi presentiamo ma qualche calmatura. Allora, infatti, invece sì, la prossima volta saremo noi allora a venire con voi. Ottimo. da qualche parte, perché insomma siamo ben contenti di conoscere i vari Kaumatua che si sono sparsi per il suo milanese. Ottimo. Grazie mille allora Odile Robotti, presidente di Milano Altruista. Grazie mille Odile, davvero. A settembre lo accendiamo. Grazie, buone vacanze. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon weekend. Noi torniamo lunedì con l'ultima puntata di Good Morning Milano, così facciamo finta di aver lavorato una settimana in più anche ad agosto, e ci vediamo e poi ci saluteremo, perché faremo comunque anche tutto agosto, non vi lasceremo, continueremo comunque a rivederci, a proporci, insomma, come sempre Milano News vi accompagna per tutto l'anno. Grazie mille, arrivederci, a presto.